Quinto anno per il Festival d'Annunziano a Pescara dal 31 agosto all'8 settembre nel segno delle ricorrenze. I 100 anni del Circolo Canottieri, quelli della Coppa Acerbo, della scomparsa di Giacomo Puccini e soprattutto di Eleonora Duse. Un evento ormai identitario per la Pescara e l'intero Abruzzo, voluto fortemente dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e sostenuto dalla Giunta regionale, dal Comune di Pescara e dalla Fondazione Crea. Protagonisti della quinta edizione, riuniti dalla direzione artistica di Giordano Bruno Guerri, personaggi di assoluto prestigio nel mondo della cultura, dello spettacolo e del teatro, per oltre 40 eventi, anche sportivi. Stefano De Martino, Luca Ward, Giancarlo Giannini, Edoardo Siravo, Federico Palmaroli, noto come Osho, Anna Foglietta e poi i giornalisti Porro, Vespa, ma ad aprire la rassegna è un appuntamento di assoluto prestigio, un convegno all'interno del quale sarà annunciata l'acquisizione da parte della Regione Abruzzo del Fondo Paglieri con la nascita della Biblioteca d'Annunziana, la più importante del centro-sud Italia, nella quale saranno presenti ben 14.000 volumi, tutti rari, facendo così della città di Pescara un giacimento unico e prezioso per gli studiosi e gli storici di tutto il mondo. Lo spirito di questo festival è anche questo, di volta in volta far conoscere aspetti particolari della vita, dell'opera, del pensiero del nostro grande poeta, permettere al grande pubblico di tornare a conoscere un autore che per troppo tempo è stato discriminato, disprezzato, deprezzato per un giudizio, diciamo, storico-politico ingeneroso e per certi versi anche sbagliato e incongruo. E la città di Pescara, il Consiglio regionale stanno portando avanti questo percorso di riacquisizione e valorizzazione di questa memoria storica, che peraltro ha anche un grande successo di pubblico. Noi abbiamo puntato molto sull'identità culturale della nostra terra, delle nostre tradizioni, ne fa parte, quindi anche tutte le altre iniziative che stiamo svolgendo entrano in questa cornice, dalla lotta conclusa con successo per il riconoscimento all'UNESCO del patrimonio immateriale per la perdonanza e per la transumanza, al Festival della Transumanza, al Festival del Medioevo, la Notte dei Serpenti, che peraltro il 23 agosto prossimo, venerdì 23, andrà in prima serata su Rai 2. Sono tutti elementi di cui appunto il Festival d'Annunziano è parte integrante, che delineano un lavoro di marketing, di promozione del territorio e della nostra regione, partendo dalle sue specificità, dalle sue tradizioni, dalla sua cultura, dai suoi prodotti.